Un ciao 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 a tutti e un bau 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 a tutti. Baslette del mese numero 5, numero 5 per italiani. Siamo a scuola, esattamente il primo giorno di scuola, esattamente il terzo all'elementare. La maestra vuole fare più conoscenza, più con i suoi propri ragazzi. E allora farà tutta una serie di domande, fra cui di domande il proprio mestiere che fanno i loro genitori. Allora chiede, Giuseppina, tua mamma che mestiere fa? Ah, mia mamma fa la geometra, brava, brava. E tuo padre? Ah, mio padre fa l'avvocato, brava, 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 brava. E Valentina, tuo padre che mestiere fa? Tuo padre fa il pompiere, che brava Valentina. E tuo padre fa la dottoressa, che brava Valentina, brava. E tu Pierino, tuo padre che mestiere fa? Ah, mio padre tutte le mattine e sei al bar. Va al bar, va al barista, no, 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 sei al bar. Va al cameriere, sono per Pierino, no, 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 no. Tutti i giorni, tutte quante le sere, tutte quante le anni sei sempre al bar. Pierino allora farà il disoccupato. Ma lo so, sono maestro, sei al bar. Boh. E tua mamma? La mamma fa la sostituta. La sostituta, è questo, forse... Questo dire forse farà tipo una supplente, no no, apro la sostituta, sostituta. Forse farà un mestiere tipo di turno, fa lavoro di turno, lavoro di notte, dove giorno, no no, apro la sostituta. Ma non so esattamente che mestiere fa tua mamma. La mamma di quante le sere si veste bene, si trucca bene, si mette sempre tutto quanto in tiro. E si mette sempre la sera, si mette sempre sul viale della strada e ferma tutte quante le macchine che passano, perché va via per 10-15 minuti con tutti i propri passanti, poi dopo torna indietro. A Pierino tua mamma fa la prostituta. No no, sono maestro, no no, le posso garantire, mia sorella fa la prostituta. Diciamo che quando lei non è disponibile, mia mamma fa la sostituta.